Il trucco di oggi ha una difficoltà in più, non quella dell'esecuzione, bensì quella della reperibilità dei prodotti, perché indovinate un po'? Ta-da! Il trucco di oggi è fatto interamente con gli ombretti Inglot. Se vi interessa, seguite il tutorial. Ho già applicato il mascara semplicemente perché stamattina sono uscita e quindi non mi andava di stressare l'occhio togliendolo, visto che fra pochissimo avrei dovuto rimetterlo. Quindi lascio il mascara e ho appena applicato la base su tutta la mia palpebra e anche nella parte inferiore. Prendendo solo la polvere che c'è sul coperchio, ecco qua. Si sente che sono un po' raffreddata. Con un pennello piatto come questo lo vado ad applicare solo ed esclusivamente sulla mia palpebra mobile. Riprendo un altro po' di colore e vado a tamponarlo. Lo tampono per far sì che il colore sia più brillante. Ora con un pennello per sfumare, tipo questo, il 217 di MAC, che ormai non si legge più, prendo questo colore, questo blu shimmer, lo prendo così di punta e lo vado ad applicare qui nell'angolo, sempre picchiettandolo di punta, e poi il residuo del colore lo vado a passare così tutto intorno a questo meraviglioso verde. Sempre picchiettando, mai trascinando il colore, quindi sempre picchiettando, perché voglio che questo verde rimanga così intenso. Ora prendo il mio eyeliner, questo turchese verde smeraldo incredibile, ovviamente tutto glitterato, eccolo qua, e non è solo glitter, è verde turchese con anche glitter verde turchese, quindi non solo rilascia glitter, ma rilascia anche il colore. E lo vado a mettere a questo punto. Prendo una matita turchese, verde, verde turchese, e la metto all'interno dell'occhio, sia nella rima inferiore, interna inferiore, che in quella superiore. Ora pulisco tutti gli eccessi di colore e il nostro occhio è finito. Avete visto? Come sempre il trucco è estremamente semplice. Voi potete poi declinare questo tipo di trucco in qualunque colore. Potete usare il viola, il verde, il marrone, l'oro, cioè potete veramente mischiare voi i colori. Il trucco è semplicissimo, basta veramente due ombretti. La palpebra sotto l'arcata sopraccigliale l'ho lasciata nuda, quindi potete sia colorarlo con un ombretto nudo che con un ombretto luminoso, con un ombretto shimmer, se no appunto lasciarla così nuda. Potrete invertire i colori, mettere l'eyeliner, non mettere matita, non mettere, quindi veramente il trucco è semplicissimo. La particolarità, come dicevo prima, di questo trucco sono i prodotti. Guardate un po' che bustina ho, Inglot. Sì, perché la mia amica Sara, ciao Sara, appena tornata dall'Inghilterra, è andata a Londra e quindi ovviamente è andata subito a cercare il negozio Inglot, il negozio Mac e poi tante altre cose. E visto che andava all'Inglot, le ho chiesto se mi faceva un favore. Una mia amica ha un ombretto, una polvere, un pigmento Inglot di cui mi sono follemente innamorata, che è questo qua, che è il numero 70, e secondo me in assoluto in questo momento, fra tutti gli ombretti che ho, fra tutti i pigmenti eccetera, è il mio colore preferito.
Io ho visto questo colore da questo mio amico e ho detto no, assolutamente devo averlo. Indovinate un po', che colore è? Il verde, ovviamente. Questa è la confezione. Allora, all'interno ci sono 2 grammi. Questa è tutta la scritta. È questo colore fantasmagorico. È molto simile al teal, quello di MAC. Ma questo ha... Il teal è più verde. Questo è più... un verde più brillante. Non so se riesco a farvelo vedere. Mi spiace solo che oggi non è una giornata di sole, anche perché è tardino, sono le 5 e mezza. Non è una giornata di sole, quindi non riusciate a vedere. Comunque avete visto la stesura, nella stesura quanto è bello. Ovviamente strapigmentato come tutti i prodotti Inglot, e questo costa, eccolo qua, guardate che sogno, è un sogno o no? Questo costa 11 sterline, e appunto ho chiesto se me lo andava a comprare, così ha fatto. Lei invece ha comprato la palettina. Non vedo l'ora di andare a Londra o a New York o a Las Vegas o a Malta, perché i negozi Inglot comunque non sono tantissimi in giro per il mondo, per appunto comprare questi colori favolosi. E visto che era lì, è deliziosa, mi ha comprato un ombretto, perché io le avevo chiesto di prendermi questa polvere e un ombretto. Ovviamente l'ombretto che volevo io, che era un turchese pazzesco opaco con dei glitterini d'argento, era l'unico colore che non avevano in quel momento. Allora lei molto carinamente mi ha comprato, mi ha regalato un altro colore, che è questo qui, questa è la confezione, e è questo blu, ovviamente, questo blu shimmerissimo scuro. Bello. Questa è la confezione, guardate la quantità di prodotto è 7 grammi, sono grandissime. Sono, mi sa che sono più grosse di quelle di Madina, che già le cialdine di Madina sono enormi. Questo è il colore, ve lo faccio vedere. Ecco, avete capito di che cosa stiamo parlando? Di che qualità, di che pigmentazione stiamo parlando? È favoloso. Questo non so il prezzo, comunque penso sia su per giù uguale alla polvere. E poi, visto che sa che a me piace questo colore, mi ha regalato anche appunto questo eyeliner, che è della marca, si chiama Glam Crystal. E questa mi ha detto che è questa marca inglese, tipo Essence, e questo è il Le Freak Number 5. Eccolo qui. Ed è appunto questo eyeliner glitterato. E come vi dicevo prima, non è solo un eyeliner glitterato. Cioè non sono solo glitterini turchesi verde. Aspettate, vediamo se riesco a farveli vedere. Ecco qua. Non sono solo glitterini, ma anche... faccio un rumore questa poltrona perché... È di vinile bianco. Non solo appunto sono dei glitterini turchesi, ma anche, cioè, è turchese con anche glitterini turchesi. Quindi il colore è molto più intenso ed è a lunga durata. Ed ha appunto, insieme a questo ombretto 70 della Inglot, ed ha appunto quel vedo non, si, non vedo perché è lo stesso colore. Quindi si vedono solo i glitterini. Mi spiace che appunto questi colori non siano reperibili in Italia e non ho nulla di simile, almeno di questi sì, comunque è un blue shimmer più pigmentato, meno pigmentato, il colore magari è facilmente trovabile di altre aziende. Invece questo, questa tonalità di verde io non l'ho mai trovata in nessuna marca. Poi gli altri colori, gli altri prodotti che ho usato il Long Lasting Stick Eye Shadow di Kiko.
questo, quello che ho messo all'interno dell'occhio, che è il numero 11, che è appunto questo qua. Poi, cosa ho usato? Il primer potion come base sulla palpebra. Come blush vedete che è delicatissimo ed è il Bite of an Apple di MAC, della collezione quella Disney, che è questo. Il colore è pazzesco perché è questo rosso incredibile. Però ne ho messo parecchio, non scrive molto, quindi dà proprio giusto questo colore sano in viso e non patacone. Quindi mi piace perché è un colore molto acceso ma opaco e risulta molto sano. Come fondo, sapete che ormai adesso sto provando un po' tutti i fondotinta, ho usato questo di Essence of Touch Mousse Makeup 01 Matte Sen. Ormai è famosissimo, ce l'hanno tutti, l'hanno provato tutti, mancavo forse solo io. Il prezzo è economicissimo perché 2,50 euro, 2,49 euro, comunque sui 3 euro. L'ho usato appena l'ho comprato, tipo 2 settimane fa, e io sinceramente non, da quando uso le Too Faced Clinic Anti Blemish non ho più un brufolino neanche a pagarlo. E dopo, il giorno dopo che ho provato questo, mi sono usciti tipo 2 o 3 brufolini. Quindi ho detto, boh, probabilmente è stato questo. Ho lasciato appunto qualche giorno, adesso sono passate più o meno 2 settimane, su per giù, adesso non mi ricordo esattamente quando l'ho comprato e oggi l'ho riprovato. Com'è? Appositamente non l'ho messo sul collo perché volevo vedere se c'era lo stacco, visto che dal vivo è difficile vederlo, ma si vede principalmente con la videocamera. Ho detto lo metto solo in viso per vedere se appunto è il mio colore o no, se c'è lo stacco del collo. Quindi ditemi voi se si vede o se non si vede lo stacco fra appunto il viso e il collo. Sapete che io ho il viso sul rosa, invece la pelle del collo è veramente bianca, bianca, bianca. Comunque, oggi l'ho provato, vedrò in questi giorni che cosa mi esce. Se mi escono dei brufolini, probabilmente questo. Se invece non mi esce nulla, niente, non era stato questo fondotinta. Perché devo aprire una piccola parentesi. Ho provato un nuovo fondotinta di MAC, non mi ricordo, scusatemi, ma non mi ricordo assolutamente come quale sia il suo nome, ed è in tubetto e ho scoperto di esserne allergica. Quando lo metto in viso, veramente passano 2 minuti e comincio a lacrimare soprattutto da quest'occhio. Ho fatto 1000 prove, pensavo fosse la matita, pensavo fosse l'ombretto, pensavo fosse il mascara, pensavo fosse tutto. Poi alla fine un giorno ho messo solo quello e ho visto che era quello, era proprio quel tipo di fondotinta che mi fa lacrimare gli occhi. Sinceramente non mi è successo un effetto così con nessun prodotto, né con una matita, né con un ombretto, né con nulla, neanche appunto prodotti che si mettono proprio all'interno dell'occhio. Questo nonostante sia intorno all'occhio, il fondotinta, mi faceva lacrimare, cioè proprio 2 occhi rossi così da non riuscire a tenerli aperti. Comunque, se a qualcuno di voi è successo appunto questa allergia al fondotinta di MAC, quello in tubetto, non lo dica, non mi voglio sentire così da sola. E poi sulle labbra ho messo questo, dottor Facilier, è lui, non mi ricordo. Non mi ricordo male, me l'avete consigliato voi perché io non li conosco. Sempre dei cattivi Disney ed è questo Lip Gelé Gloss in colore tutto pieno zeppo di glitterini. Ormai sta calando il sole, quindi io vi faccio vedere le cose, ma non si vedono. Ed è questo, guardate un po', vedete? Tutti glitterini. È un color labbra, è solo questa esplosione di glitterini che a me piacciono tantissimo. Questi sono tutti i prodotti che ho utilizzato. Questo tutorial semplicissimo era solo una scusa per provare questi nuovi prodotti della Inglot. Finalmente anch'io un prodotto della Inglot. Ringrazio ancora tantissimo Sara per avermi comprato questi prodotti, per avermi fatto questi stupendi regalini. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao fanciulle!